Alla fine della terza era, la Terra di Mezzo era un paese oppresso dall'ombra. Il popolo del Regno del Nord era diviso, i discendenti dei re dimenticati, ridotti a raminghi erranti nelle terre selvagge. Ma l'oscurità di Mordor si sarebbe presto propagata in tutte le terre, mettendo in moto grandi e terribili eventi. Perché il perduto anello del potere si era ridestato. Il suo malefico padrone, Sauron, lo stava cercando. L'unico anello per domarli tutti. Per 500 anni era rimasto celato al suo sguardo, oltre la sua portata. Ma c'era qualcun altro che cercava l'anello. Una creatura che a lungo l'aveva custodito nel profondo delle montagne ed era stata consumata dalla sua malvagità. Il suo cuore era torturato dalla brama per ciò che aveva perso e dall'odio per il ladro che se l'era preso. Bilbo Baggins. La guardia come da te richiesto. È ancora sicuro? Sì, per il momento. Il nemico non sa ancora che l'anello è stato trovato. Questo è un bene. La faccenda è più complicata. Ho commesso un grave errore. Ho trascurato qualcosa di importante, qualcosa di pericoloso. Si tratta del vecchio proprietario dell'anello. Gollum. Come l'abbia ottenuto, io non lo so. Ma ucciderebbe pur di proteggerlo. Ed ora ha lasciato la sua grotta. Non riesce a pensare ad altro che a recuperarlo. Gollum sa, non è vero, Gandalf? Lui sa dov'è l'anello. Sì. Sfortunatamente il nostro segreto non è più al sicuro. Quello sciocco di un hobbit gli rivelò il suo nome. Doveva essere distrutto. Ma così non è stato. Io andrò. Riuscirò a trovarlo. Grazie, Aragorn. Il cammino non sarà facile. Ma tu hai la preveggenza del tuo popolo. Se non puoi trovarlo tu, nessuno può. Elendil, mio antenato. Il futuro è nascosto ai miei occhi. Dammi la forza quando sarà il momento. Tu sei l'erede di Elendil. Vieni a
Saga y Echalir. La Terra di Mezzo non potrà opporsi a lungo al potere che ora sorge ad est. Siamo alla vigilia di una nuova era, per la quale potrebbe non esserci un'arma. Chissà dove ha strisciato in questi lunghi anni. E come ha potuto una creatura così piccola mettere a rischio le speranze di tanti? Il tuo nome, il tuo scopo? Sono un ramingo di Arnor. Giuro fedeltà alle sette stelle e alle sette pietre. E all'albero bianco. Sei lontano da casa, ramingo. Conosci il motto dei Dúnedain, eppure non so chi sei. Sono Arithir, figlio di Argonathan. Inviato in ricognizione ad est. Allora siamo lontani parenti. Sono Gran Passo. Conosco il tuo nome, amico. Queste terre non resteranno al sicuro per molto. Orchi razziatori brulicano sulle rive dell'Anduin, depredando villaggi di notte. Presto verranno al di qua dalle montagne. I servi del nemico si moltiplicano, la sua forza si accresce. Ahimè, noi siamo rimasti in pochi. Che mi dici del tuo viaggio? Vi seguo una creatura. Una specie di spia. Di piccola taglia. Ma astuta. Ho visto nuove razze di orchi, ma erano più grossi e forti, non più piccoli. Questo non è un orco. Le sue tracce sembrano quelle di un hobbit. Non deve cadere nelle mani sbagliate. Forse non c'entra nulla, ma ho sentito delle voci. Sussurri di una paura senza nome. Nei villaggi parlano di un fantasma che beve sangue. Un orrore che si annida fra gli alberi, strappando bimbi dormienti dalle culle. Pesce fresco dalle finestre aperte. Gli abitanti serrano le porte contro le tenebre. Dove l'hai sentito? Nell'Ithilien. Ma di voci simili se ne sentono fino ai margini di Bosco Atro.
strada è piena di insidie. Io non procederei verso est da solo. È questa la mia strada. Devo proseguire. Gran passo, dobbiamo proteggere i nostri confini. Il mio cuore è con te, Arigir. Ma la pista si raffredda. La mia impresa non può attendere. Devo tornare dalla mia gente. Mai Farad Nolin. Novair. Awadoreg. Secondo me è un falso allarme. Non ci sono tracce e non c'è nessun guerriero umano. Goblok dice che ci sono problemi. Per cui sta attento o ti capiterà qualcosa di brutto. Goblok! Goblok è solo carne delle miniere. Grosso e stupido. Dovremmo prepararci per la guerra. Alla malora questa lurida scorreria. Sta attento a Goblok. Non è solo carne. Carne? Voglio carne fresca. Ho le budella sotto sopra dalla fame. Qui c'è qualcosa di gustoso. Senti che odore. Ci prenderemo un paesano bello succulento. Ora piantala di lagnarti o ti spezzo il collo, topo di fogna. Ah, vorrei proprio vedere. Voi grossi zucconi siete tutti uguali. Tutto naso e niente cervello. Ora basta. Bel tentativo. Ora fatti da parte. Cos'è stato? Te lo dicevo che c'era qualcosa. E taci, idiota. Queste terre non vi appartengono. Gli ordini, Goblok! Come on.
Sta fermo, tanto non puoi fuggire. Riesci a capirmi? Gollum. Conosce il nostro nome? Sì, conosco il tuo nome. Tu vieni con me, al nord. Gli caveremo gli occhi! Gli torceremo quel suo di giacalla! Gollum, Gollum! Non faremo del male a una mosca! Promettiamo che saremo molto gentili! Facci uscire! Facci uscire! Gollum, devi rispondermi sinceramente. So che stavi cercando qualcosa. No, non è vero. Qualcosa che hai perso. No. Un anello. Tesoro! Non ti farò nulla. Ti do la mia parola. Fai tesoro delle parole, tesoro! E allora rimani nel sacco. In alto degli alberi sta, fra gli alberi andiamo. Cos'è? Cosa vuole da noi, tesoro? Vuole quello. Il nostro regalo di compleanno. Ma non ce l'abbiamo noi. Ce l'ha Baggins? Vuole sapere. No, ci farà del male. Ascolta, noi non gli diremo niente. E poi, tesoro mio, lui non farà molta strada. Abbiamo sete! Riposiamo più tardi. Non sto guardando. Via! Via, tesoro! Andiamo, sì. Via! Forza! 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 Sì, sì, sì! Hey,
non siamo soli.
Fenas Yardar. Sì, Udahana. Arwen. Uerin Lithion. Nimenin Uvethwar. Tu sei l'erede di Elendil. Possiedi la forza dei tuoi antenati. E possiedi il mio cuore. Vieni giù, Gollum. Sta arrivando. È qui. Mellownin, vieni con me. Abbiamo la tua creatura. Tesoro! Cosa hai scoperto, Gandalf? Quella creatura è pietosa, miserabile. Ma adesso so come l'anello è giunto a lui. L'ha posseduto a lungo, per molte vite della sua piccola specie.
Non c'è alcun dubbio possibile. Si è diretto strisciando e scattaiolando, miglio dopo miglio, un passo alla volta, verso sud, giungendo infine a Mordor. Quindi è la contea il primo obiettivo del nemico. Dobbiamo proteggerla. Gandalf, cavalieri neri hanno attraversato il fiume. Temo che i nove siano tornati. Allora l'anello deve lasciare la contea. Devo partire subito. Un'ombra del passato è ricomparsa. Ciononostante, grazie alla cattura di Gollum, conosciamo le mire del nemico. Frodo deve essere protetto ad ogni costo. Manda l'Hobbit a Brea. Veglierò io sull'anello fino al tuo ritorno. Molto bene. E Gollum? La miseria di Gollum è al di là di ogni nostro aiuto. Lui non sarà mai libero. Cosa aveva esso nelle sue tasche? Non voleva dirlo, tessara, no. No, imbroglione era. Piccola bugiarda! Dovevamo stritolarlo! E lo faremo, tessara. Lo faremo.